E tecnologismi, posologie e controindicazioni per l'uso dei social network, edito con Sonsogno. E proprio partendo da questo libro oggi abbiamo parlato dell'utilizzo dei social network, che stanno diventando sempre più invasivi, sono sempre più importanti, significativi, però a un certo punto vale anche la pena porsi la domanda: ci sono delle controindicazioni nell'utilizzo di questi social network? La risposta che io ho tentato di dare è che sono un po' come gli antibiotici, sono una delle più grandi scoperte dell'umanità, però allo stesso tempo dobbiamo imparare quando prenderli, come prenderli e in che quantità prenderli. L'innovazione è una delle cose più sfuggenti che possa esistere sulla Terra. Mi rifaccio a una definizione di Nicolas Negroponte, che è il fondatore di un importante laboratorio sull'innovazione dell'MIT a Boston. Nicolas Negroponte una volta ha detto: l'innovazione è quella cosa che nessuna società vuole dai propri cittadini, nessuna azienda vuole dai propri dipendenti e nessun padre vuole dai propri figli. Quindi l'innovazione è indefinibile. Digitali. E in quest'ultimo campo ho rilevato nelle ultime ricerche una serie di segnali di disagio, ed è per questo che ho scritto questo libro che si intitola A dieta di media, comunicazione e qualità della vita, proprio per fare una rassegna e una riflessione sui problemi che gli utenti dei media oggi affrontano in questo contesto di sovrabbondanza comunicativa. Per me innovazione non è solo dotarsi di strumenti più sofisticati, di tecnologie più funzionali, ma anche sviluppare la nostra consapevolezza del benessere che questi stessi strumenti ci danno, e quindi ad arrivare ad una qualità della vita e a una consapevolezza maggiore nell'uso dei nuovi media. Abbiamo affrontato il tema dei social media, delle nuove tecnologie, da un punto di vista critico, sia nell'ottica di un utilizzo individuale, quindi individuando le varie soluzioni che ci possono permettere di un uso più equilibrato di questi strumenti, sia dal punto di vista un po' più complicato, che è il punto di vista politico, quindi una riflessione su quali possono essere i benefici, a mio avviso pochi, e quali invece possono essere i rischi, a mio avviso molti, dei social media in ambito politico. L'innovazione è pensare fuori dagli schemi. Questa sera abbiamo parlato di social media. Quello che mi interessa di più come giornalista è essere sui social media, presidiare i social media, parlare con i miei lettori e provare a capire cosa interessa loro e costruire insieme un prodotto giornalistico. Penso che l'innovazione dei prossimi anni sia quella di costruire insieme dei percorsi editoriali comuni che vadano incontro alle vere necessità della società, proprio perché per me innovazione è cambiare la società.